Quest'oggi vi svelo il trucco per iniziare la carriera di consulente finanziario. Bentornati amici sul canale, io sono Davide, come sempre qua sul canale troverete i miei video. Sono un consulente finanziario, infatti se volete fare una chiacchierata con me per la vostra situazione finanziaria, assicurativa, previdenziale, trovate il link in descrizione, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettere un mi piace per supportarmi. Su internet siete tantissimi a chiedermi come fare per iniziare questo lavoro, questa fantastica professione. Davvero io vi ringrazio, sono contentissimo di ricevere i vostri messaggi e soprattutto se non vi rispondo subito non preoccupatevi a scrivermi un'altra volta. Quest'oggi andiamo a rispondere alla domanda di come fa un giovane, magari neolaureato alle prime esperienze, a iniziare questa tipologia di carriera lavorativa. Tre punti fondamentali prima di rispondere alla domanda. Allora innanzitutto il primo punto è che vogliamo fare questa professione e vogliamo fare consulenti finanziari fino alla pensione. Dobbiamo aver scelto di essere consulenti finanziari, che questa sia la nostra carriera. Soprattutto dobbiamo esserne convinti. Il secondo punto è che dobbiamo aver scelto una realtà che ci permetta di fare il consulente finanziario, assicurativo, e soprattutto siamo convinti di questa realtà, siamo convinti che sia la migliore. Non esistono realtà migliori o peggiori di altre, sarete voi a scegliere, ok? Esse possono essere compagnie di assicurazioni, banche, SIM, possono essere società di consulenza finanziaria, oppure puoi anche essere iscritto all'albo degli autonomi, non importa. Quello che è fondamentale, che è il secondo punto, è che sei convinto che la scelta che hai fatto sia la scelta migliore comunque in quel momento, che non possa essere scelta migliore. Il terzo punto, che è probabilmente il più fondamentale di tutti, è che iniziamo la nostra carriera lavorativa. Partiamo dal presupposto che siamo preparatissimi a livello teorico, finanziario ed economico, ma non abbiamo esperienza. Quindi è fondamentale trovare un mentore che ti affianchi nei momenti di difficoltà, nei momenti come quello di quest'anno in cui il mercato è meno 20, meno 25, emotivamente è devastante, e ve lo dico io, è davvero devastante, non è semplice. Dovete trovare quella persona che vi aiuti, e nessuna società vi aiuterà. Questa persona può essere trovata magari in un vostro collega che vi prenda sotto la vostra ala, soprattutto che voi vi fidiate di lui, perché sicuramente ne avete bisogno e non potete farne a meno. Quindi ricapitolando, siete convinti della vostra carriera lavorativa, siete convinti della società che avete scelto e siete convinti del mentore, appunto, che vi affiancherà. Tre semplici punti che, fidatevi, non sono così semplici. Io stesso quando ho iniziato ho successivamente cambiato 3-4 società e ho anche cambiato 3-4 mentori, e soprattutto non avevo poi realmente deciso che questo sarebbe stato il lavoro della mia vita. Oggi ne sono convinto, ma quando ho iniziato no, e questo è fondamentale da capire per quello che poi andremo a vedere dopo. Quindi le cose possono comunque succedere con il passare del tempo, ma per rispondere alla vostra domanda, se non avete ben chiaro questi tre punti, se non avete definito questi tre punti, non potete andare avanti, quindi non potete utilizzare la risposta che vi sto dando, perché la risposta è semplicissima. E per partire come consulente finanziario, per aver successo sin da subito, non resta che far altro di andare da amici, parenti e familiari. La classica categoria è che tutti dicono: no, no, io non voglio andare da loro perché non voglio essere quella tipologia di consulente. Ma concretamente si sbaglia, perché sono loro le prime persone che dovete andare a proporvi. Beh, innanzitutto la figura del consulente finanziario, assicurativo, previdenziale, molto probabilmente loro ne hanno bisogno. Magari non ne hanno una, quindi a maggior ragione è giusto andare a proporsi, oppure magari ne hanno già una e quindi a maggior ragione potrebbe essere il caso di andare a confrontarsi, andare a vedere se realmente il consulente che hanno li stanno trattando bene. Ed è proprio questo il motivo principale, perché se sono realmente i tuoi amici, familiari e parenti, sei molto legato a loro, nessuno tratterà meglio di te queste persone, nessuno. Ed è questo il punto, nessuno potrà mai trattare meglio i tuoi amici, i tuoi familiari e i tuoi parenti. Magari qua qualcuno può obiettare: non sei così esperto, magari voglio darti ancora un po' di tempo. Però se abbiamo ben chiaro i primi tre punti, non ha molto senso. L'esperienza l'abbiamo dal mentore che abbiamo scelto, il tempo ci sarà perché ho scelto di fare questo lavoro comunque per tutta la vita, quindi non c'è motivo di aspettare tempo, e soprattutto nessuno può prevedere i mercati, quindi non è che il consulente che hai attualmente avrà dei rendimenti migliori dei tuoi, perché nessuno può prevedere i mercati. Naturalmente non sto assolutamente dicendo che questo sia facile, non è facile andare dai familiari e chiedergli di investire con te dei soldi, di cambiare consulente assicurativo, non è assolutamente facile. Io stesso ho degli amici, dei cari amici che sono clienti con me da qualche anno, purtroppo sono scontenti, magari sono anche delusi, e non c'è niente di peggio di questo. Se tornassi indietro
e mi chiedessero lo vuoi ancora come cliente, forse probabilmente gli direi di no, proprio per non deluderlo, proprio perché non voglio deluderlo. Però se poi vado indietro a vedere, controllare com'era il suo portafoglio, com'era gestito, quante volte il consulente di banca lo contattava, comunque sono davvero convinto che io lo sto trattando meglio, ok? Nonostante il suo portafoglio purtroppo sia in negativo, ma sarebbe stato in negativo anche con il portafoglio, con il consulente che aveva prima. Non cambia, mettetevi sempre sullo stesso livello degli altri. E quindi questa è la vera risposta alla domanda come fare per un neofita ad iniziare la carriera del consulente finanziario. Naturalmente poi non è finita qui, perché amici, familiari e parenti dopo un po' finiscono, sono magari 20, 25, chi ne ha di più 30, ecco, non possiamo pensare di fare una carriera con 30 persone, assolutamente no. Ma se realmente li trattate bene, se li coccolate, se gli fate capire che siete presenti, se gli fate capire che comunque avete bisogno di loro e loro hanno bisogno di voi, sarà un attimo chiedere le referenze, sarà un attimo andare dal tuo amico e dirgli guarda, abbiamo passato dei brutti periodi, sono sempre stato vicino, ti ho sempre contattato, se parli bene di me comunque e mi fai conoscere qualche altro cliente, ti sconto il 10% della mia parcella, e oppure qualsiasi altra tipologia di proposta commerciale. E da qua poi è una cascata, sarà comunque una discesa, perché sicuramente vi daranno referenze. Io stesso sto lavorando solo ed esclusivamente su referenze, quindi davvero, se volete iniziare questa fantastica professione, questa a mio modo di vedere è la risposta, e bisogna partire da qua. Se avete comunque delle domande proprio sulla professione, mi piace sicuramente chiacchierare e aiutarvi. Ci sono tanti ragazzi che adesso lavorano anche con me e che a loro volta mi hanno chiamato per chiedermi consigli, quindi io vi lascio con un'ultima riflessione: il mercato non riesce a prevederlo nessuno, e se avete appunto i tre punti che abbiamo detto all'inizio, non dovete aver paura per iniziare questa professione. E mi raccomando, come sempre, noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti e alla prossima. We'll be right back.